In questo videocorso vedremo come richiedere i certificati di origine o altri visti per l'estero in via telematica, attraverso l'applicazione CERTO. In particolare, in questa prima parte, vedremo come effettuare la registrazione, la scelta dei servizi e i pagamenti. Prima di tutto, andiamo a vedere cosa sono i certificati di origine. Il certificato di origine è un documento doganale che certifica l'origine non preferenziale della merce esportata, ovvero l'origine comune. È rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, all'impresa esportatrice, allo spedizioniere doganale, al rappresentante fiscale, alla persona fisica o ai soggetti non avente obbligo di iscrizione al registro imprese che ne fanno richiesta. Dal 1 giugno 2019, in conformità a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, è obbligatorio presentare la richiesta dei certificati di origine solo in via telematica. Il certificato di origine cartaceo, rilasciato dalla Camera di Commercio, dovrà poi essere ritirato presso lo sportello Documenti Estero. Il primo passo per poter richiedere un certificato di origine è quello di dotarsi di un dispositivo di firma digitale. Il dispositivo di firma rilasciato dalle Camere di Commercio contiene al suo interno anche la Carta Nazionale dei Servizi CNS, tramite la quale è possibile autenticarsi in Internet per accedere ai propri dati presso le amministrazioni pubbliche e far uso dei servizi online. A questo indirizzo Internet potete reperire tutte le informazioni sul dispositivo di firma digitale rilasciato dalla Camera di Commercio di Torino e le modalità di richiesta. Il secondo passo da effettuare è quello di registrarsi al portale Registro Imprese, che andiamo a vedere nel dettaglio. Collegarsi al sito www.registroimprese.it e cliccare su Area Utente in alto a destra. Cliccare su Registrati. Selezionare il profilo Telemaco, Consultazione più Invio Pratiche più Richiesta Certificati. Compilare i campi con i propri dati anagrafici e dati di fatturazione e cliccare su Prosegui. Per completare la registrazione è necessario essere già in possesso della firma digitale. Se si possiede già un profilo per la consultazione, è necessario estendere la convenzione anche per l'invio delle pratiche. Accedere quindi con la propria utenza e attivare lo sportello Pratiche Online. Per concludere la registrazione, è necessario firmare ed inviare le condizioni di accesso appena visionate. È possibile procedere apponendo la firma digitale ed effettuando l'invio direttamente dal sito. Dopo aver ricevuto via mail username e password, autenticarsi e cliccare sulla freccetta che compare a fianco a Servizi e Gov. Scorrere la pagina e cliccare su Procedi. Si aprirà una pagina in cui andare a inserire i dati richiesti per completare la propria registrazione. Fare attenzione all'indirizzo mail inserito qui, perché è quello al quale si riceveranno tutte le notifiche sullo stato della pratica. A questo punto è necessario procedere con l'alimentazione del proprio borsellino, indispensabile per il pagamento dei diritti di segreteria. Cliccando in alto a destra su Saldo, si aprirà la seguente sezione. Da qui è possibile verificare e gestire il conto personale, conoscere i propri consumi e la disponibilità di credito, il listino dei servizi e i documenti informatici. La funzione versamento consente di compiere online la transazione di pagamento. Se non si vuole utilizzare il borsellino Telemaco, è anche possibile utilizzare l'istituto di pagamento Infocamere, chiamato iConto. Per maggiori dettagli, visionare il sito http://iconto.infocamere.it. Nei videocorsi successivi vedremo come creare e inviare una pratica.